Ben ritrovati in questo nuovo video, questo è il secondo episodio di questa nuova serie. Oggi analizzeremo più approfonditamente le funzioni di questa applicazione. Ci troviamo in questa situazione, abbiamo un'immagine al centro come ci eravamo lasciati nella puntata scorsa. Innanzitutto premiamo su Add Photo e aggiungiamo una nuova foto. In questo caso l'ho scelta uguale a quella di sfondo. Quando aggiungiamo una nuova foto ci accorgiamo che ci sono dei simboli attorno alla foto. In basso a sinistra c'è la funzione che permette di ruotare l'immagine. In alto a sinistra c'è la funzione che permette di ruotare di 90 gradi alla volta l'immagine, mentre in alto a destra c'è la funzione che permette di ruotare l'immagine ridimensionandola allo stesso tempo. Poi ci sono le frecce. Questa per esempio è per variare la lunghezza dell'immagine. Questa è la larghezza e questa tutte e due combinate assieme. Noterete che una volta modificata la lunghezza o la larghezza dell'immagine, comparirà una X. Questa X ha la funzione di portare alle proporzioni originali la foto. Premendo su Fit, l'immagine verrà posizionata perfettamente all'interno dello sfondo. Premendo su Flip, invece, l'immagine si capovolgerà su se stessa. Premendo su Cut, invece, si aprirà un nuovo menu. All'interno di questo menu ci sono le varie funzioni di taglio: Auto, Magic, Manual, Repair e Zoom. Analizziamole meglio. Auto permette di cancellare i colori simili all'interno dell'indicatore. La similitudine può essere regolata da 0 a 50. Magic è molto simile ad Auto e permette di cancellare i colori simili all'interno del cerchio. Premendo Manual è possibile cancellare manualmente i colori dalla foto. Nella funzione Manual è possibile decidere con che precisione cancellare l'immagine. La funzione Repair permette di ricreare l'immagine. Una volta finito di tagliare l'immagine, si clicca su Done. Si aprirà una nuova schermata. In questa schermata è possibile decidere un valore che va da 0 a 5 della precisione con cui si vuole togliere il margine dall'immagine. Una volta deciso i parametri, cliccheremo Done. Ci ritroveremo ancora al punto di partenza. Un'altra funzione che si può editare è la funzione Color. La funzione Color si divide in 9 sottofunzioni. La prima è Opacità, che permette di regolare la trasparenza dell'immagine. La seconda è Blur, che permette di regolare la sfocatezza dell'immagine. La terza funzione è Sepia, che permette di aggiungere un filtro marrone alla foto. La quarta funzione permette di convertire i colori della foto. La quinta funzione permette di rendere i colori più accesi o spenti, mentre la sesta di renderli più chiari o più scuri. Le restanti tre sono separate. Noi le useremo principalmente per rendere un'immagine completamente bianca o completamente nera. La funzione Shadow permette di creare delle ombre. Queste ombre possono essere regolate secondo l'opacità e la concentrazione. Si possono muovere su due assi, X e Y. I colori possono essere combinati tra rosso, verde e blu. Con la funzione Remove è possibile eliminare l'immagine. Ma ora approfondiamo meglio la funzione Aggiungi foto. Aggiungendo un filtro seppia negativo, la foto diventerà unicromatica e giocando con il filtro UE cambierà di colore.
Quando sono presenti più di un'immagine sullo sfondo, è possibile cambiarle d'ordine. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.